Parliamo ora di un campo molto interessante, il campo dello sviluppo personale. Ti sei mai chiesto come ci possono essere persone in questo campo le quali hanno successo per il semplice passaparola, perché le altre persone parlano di loro, e altre che spendono in pubblicità, fanno un sacco di sforzo, imparano tutte le tecniche di marketing e non riescono a raggiungere il risultato che vogliono? La risposta è una sola: noi stessi. Branding. Sapere tirare fuori noi stessi, che non è solo utile se siete operatori del benessere, è anche utile per voi stessi, per sviluppare il vostro carisma, ma io lo spiego soprattutto anche per chi vuole essere un professionista veramente a livello. Su questo posso dire di avere esperienza in quanto sono rappresentante all'interno del sindacato che tutela proprio le nuove professioni e la mia, tra l'altro, impresa, la fondazione con la quale sono direttore, è stata scelta per un progetto europeo sulla validazione degli acquis professionnels, cioè delle competenze professionali degli adulti, studiandoli in 3 paesi differenti per fare delle proposte, una ricerca che quindi andrà avanti. Quindi io conosco molto bene il campo di chi lavora in questo settore del naturale, che sia un coach, che sia un operatore del benessere. E voglio parlare oggi dello strumento delle costellazioni energetiche, perché ognuno di noi ha una mappa inconscia che lo porta ad agire in una certa maniera e che lo porta, sotto un certo punto di vista, a ottenere i risultati che tendenzialmente ha sempre ottenuto. Però se questi risultati non sono soddisfacenti, sicuramente non andrà avanti. Lavorare con le costellazioni energetiche è una nuova tecnica che si basa su tante cose, tante metodologie che io ho messo assieme, da quelle dell'ipnosi non verbale a quelle del lavoro energetico, e che permettono veramente in una sessione o due di avere una grandissima trasformazione. Questo è utile per voi, sia che siate esperti, sia che siate all'inizio, e per poter arrivare veramente dove volete. Diciamo, tutti noi meritiamo di avere questa pienezza, questa sicurezza, e questa parte da noi. Da qui parte anche l'idea di una caratterizzazione di noi stessi, di un branding, perché la parola chiave adesso nel mondo è branding. Cioè, chi siamo? Avete delle persone che vi seguono, che vanno dietro voi? Questo è un concetto importante. Se voi non avete questo concetto fin dall'inizio, non potrete averlo manco a un livello più alto. Questo è il primo livello importante: dovete avere la vostra tribù. Se voi non arrivate ad avere la vostra tribù, e come avete la vostra tribù se voi siete voi stessi? Perché ognuno di noi è unico. Qual è il segreto del più grande influencer, delle altre cose? È che sotto un certo punto di vista trasmettono qualcosa di unico, ma voi siete unici. Quindi quello che insegniamo è a essere unici e a tirare fuori questa unicità, e io in questo metto tutte le mie conoscenze, le cose che ho imparato, di modo da permettere a una persona sia di riconvertire la sua carriera sia di andare avanti. Ma queste tecniche sono utili anche semplicemente per se stessi, per trasformarsi e per arrivare a una nuova dimensione. Grazie per il vostro interesse e a presto.